Eccoci qua. Si inaugura oggi un nuovo servizio all'interno dell'ospedale Grassi. Di che cosa si tratta? Tratta di una stanza, di un locale dedicato alle donne che hanno subito un trattamento chemioterapico riguardante il tumore mammario, poiché è scientificamente provato che oltre la cura, l'intervento chirurgico chemioterapico, la prosecuzione del trattamento è importante in termini di supporto psicologico ed in termini di attenzione all'intimità della donna. Questa stanza quindi prevederà la presenza di psicoterapeuti, prevederà anche un servizio di trucco e parrucco per riavvicinare ad avere confidenza alla donna col proprio corpo. Ripeto, ci tengo, è scientificamente provato che questo serve alla guarigione, è un percorso di eccellenza di cui l'ospedale Grassi si è voluto dotare anche avendo delle brillanti professoresse. In che cosa consiste questa iniziativa e quali sono le operazioni che avvengono all'interno della Pink Room? Allora, questa iniziativa è un'iniziativa fortemente voluta per l'aiuto delle donne che sono state operate per tumore della mammella e che saranno sottoposte a un trattamento chemio-radioterapico per aiutarle sia da un punto di vista psicologico, quindi psicoterapeutico, per far accettare la malattia a loro stesse, ma anche alla famiglia e alle persone con cui vengono in contatto, e da un punto di vista estetico, perché ovviamente la chemioterapia può in qualche modo alterare quello che sono il nostro aspetto fisico, quindi con l'aiuto delle nostre estetiste che sono molto preparate, le insegneranno alle pazienti stesse come truccarsi, come riprendere quello che è il loro aspetto fisico normale prima del trattamento, e quindi in qualche modo vivere la malattia da protagoniste e non subirla. C'è anche un lettino da massaggio. Anche questo serve per aiutare le pazienti per farle rilassare e quindi poter fare un pochino di linfodrenaggio, presso terapia, cose che ovviamente sono solo esclusivamente di tipo estetico, nulla di curativo, nulla che sia assolutamente non indicato per le nostre pazienti, è solo per la consapevolezza di essere donne e che nulla è cambiato con il trattamento e con l'essere a contatto con la malattia, quindi vivere proprio da protagoniste. Qual è l'incidenza del cancro mammario sulle donne? È molto alto, nella donna è il primo posto in Italia, e per l'uomo invece è nel tumore del polmone. In Italia sono diagnosticati circa 85.000 nuovi casi anno. Nasce una collaborazione tra Rotary Ostia e la ASL Roma 3 relativamente a questo progetto. Sì, attraverso la grande disponibilità della ASL Roma 3, di Rotary Club Ostia, si fa portavoce di un progetto importante per le donne, un progetto che parte dalla creazione del laboratorio di counseling della Pink Room, un progetto pensato per la riabilitazione per le donne, per poterle consentire di rinascere all'interno di un percorso di cuore. Questo, devo dire, è stato dovuto dalla grande disponibilità del direttore generale e dalla grande sensibilità dei soci rotariani e della dottoressa Monica Moreschi. Quindi io ringrazio tantissimo il dottor Vitaliano De Salazar, che ha accolto questa nostra iniziativa e ha fatto sì che potesse rendersi viva e possibile. Questa vostra collaborazione è a costo zero per le istituzioni? Assolutamente sì, i soci rotariani metteranno la propria attività a titolo assolutamente gratuito e nello spirito del service above self, servire al di sopra dei propri interessi.